Arrivarono le navi, tante navi a Palermo. Ringrazio tantissimo Alessandro Manoli per aver accettato il nostro invito, vi auguro una bella conferenza e poi come sempre alla fine ci saranno le domande che vorrete porre all'autore. Grazie a tutti e buon ascolto. Beh, grazie tanto per cominciare, grazie di essere qua. Andare per l'Italia araba è un libro a cui tengo in particolare per una serie di motivi. Uno che in fondo non ha a che vedere particolarmente con quello di cui parlo, e cioè perché è la prima volta in cui il mio editore mi ha permesso di scrivere come mi pareva, che uno potrebbe dire che è irrilevante tutto sommato, dal mio punto di vista è molto rilevante invece, perché ho scritto questa cosa con la convinzione di fare qualcosa per la prima volta, diciamo così, di politico. Ormai è una categoria quasi pornografica l'idea di politico in Italia. Credo che ci sia un aspetto buono che dobbiamo recuperare tutti, che è quello del partecipare, dell'avere il coraggio di raccontare delle storie forse un po' più complesse o di raccontare delle storie che non necessariamente sono state raccontate sui libri. L'altro motivo, il motivo per cui tengo molto a questo libro, è che è legato in parte a quello che stavo dicendo adesso, e cioè la convinzione che ci sia una parte importante della storia d'Italia che andrebbe raccontata e che per una serie di motivi non è stata raccontata. Comincio da qua, e cioè dal fatto che per una logica in fondo normale, è una logica normale per la storia in generale, la storia si racconta attraverso un punto di vista. È quasi un'ovvietà quella che vi sto dicendo, lo so benissimo. Il punto di vista normalmente con cui è stata sempre raccontata la storia, non solo in Italia, è quello della nazione. La storia non è un dato assoluto, come pensa qualcuno, la storia non è la verità, soprattutto. La storia è un punto di vista, quando va fatta molto bene, sulla verità, tutto qua. E quel punto di vista è quello che è nato alla fine dell'Ottocento, in quasi tutta Europa, che serviva per raccontare la nascita della nazione, dato però un soggetto che era estremamente contemporaneo a quell'epoca, e cioè l'idea di un luogo circoscritto da dei confini all'interno del quale si era definito un'unità di lingua, di cultura, di tradizioni e di storia, ma non era dato per natura, era una cosa nuova, era una cosa estremamente recente, era una cosa molto artificiale soprattutto. La nostra storia d'Italia è nata partendo cioè dal presupposto che lo stivale avesse da raccontare una storia unitaria, cosa che qualsiasi storico medievista dovrebbe sapere che non è vera, perché in realtà la storia d'Italia, dello stivale, è una storia che potrebbe essere divisa in molte parti diverse, e soprattutto qua al nord, normalmente la storia d'Italia è stata, nel Medioevo, è stata fatta coincidere con una particolare idea della storia d'Italia, cioè quella che dal Medioevo trascinava l'invenzione dei comuni, la nascita delle prime libertà, la nascita dunque di quel primo nucleo attraverso il quale poi alla fine sarebbero nate libertà più grandi e l'identità cittadina si sarebbe trasformata in una specie di identità nazionale. Se ci metti anche il sud, in sto discorso crolla sostanzialmente, ed è il motivo per cui nessuno, quasi nessuno, sa la storia del meridione qua al nord, compresi i miei colleghi, intendiamoci, all'Università di Bologna nessuno ha un'idea di che cosa succeda da Roma in giù, sostanzialmente, per un sacco di secoli. Fare storia dell'Italia araba è il tentativo, non di rimettere le cose a posto, ci mancherebbe altro, è un tentativo piccolo piccolo il mio, però è il tentativo perlomeno di provare a guardare la storia dello stivale da un punto di vista diverso, altrettanto vero, intendiamoci, che però tenga conto di soggetti e di una natura diversa in fondo del procedere dei secoli. Ci abbiamo pensato anche tanto sul titolo, perché qualsiasi titolo era sbagliato fondamentalmente, e lo dico subito, questo titolo è sbagliato, perché in realtà non è la storia dell'Italia araba, lo è a un certo punto, forse all'inizio probabilmente, attorno ai primi secoli dell'Alto Medioevo, cioè quando i musulmani, certi musulmani, dall'Africa settentrionale entrano in Italia, lì sono più o meno arabofoni, non sono neanche arabi,
se per arabo si intende colui che viene dalla penisola arabica, sono persone che parlano arabo. La maggior parte di quelli che entrano in Italia sono in realtà dei berberi sostanzialmente, che quindi di arabo sanno quasi poco o niente, ancora nel IX secolo. Se però andassimo avanti nei secoli, ad altrettanta ragione potrei anche decidere di chiamarla una storia dell'Italia turca, perché dal 1400 in poi quelli che si incontrano nella penisola sono quasi tutti, non tutti, turchi. Potevo anche decidere di chiamarla storia dell'Italia islamica, però era altrettanto scorretto se ci pensate, perché non è vero che sono tutti musulmani, coloro che entrano venendo da quel mondo, che entrano nel nostro mondo. Sono a volte cristiani che parlano arabo, moltissimi incidentalmente, sono ebrei che parlano arabo, moltissimi, anche se quello è un tipo di storia che si sa meno, e a volte, molto spesso, sono dei senza Dio. Sì, vengono da un paese musulmano, ma non sono musulmani, non sono dei credenti, sono delle persone che hanno, sono debitori di quella cultura, è un'altra cosa. E allora alla fine ho deciso per disinteressarmi del problema. L'ho chiamato Italia Araba pensando che fosse un modo come un altro per riferirmi al nostro immaginario, cioè a quell'idea molto vaga che tutti quanti nei secoli si ebbe di quello che veniva dal Levante, che a volte è coinciso con gli arabi, a volte è coinciso con nomi ancora più pittoreschi come Saraceni, un nome inventato da noi che non vuol dire nulla, è un nome di origine greca che poi filtra nel latino, ma è che indica genericamente coloro che vengono dal Levante musulmano, punto, oppure Mori, insomma andava bene. Quindi ho svelato il problema iniziale che poi racconto all'inizio, e cioè intendiamoci con le parole in questo senso, mai come in questo senso, sono importanti. Ed è opportuno ricordarcelo, cioè ricordarci che noi abbiamo applicato a un mondo molto complesso e molto vasto delle parole estremamente generiche. Abbiamo applicato cioè parole appunto come Saraceni o come Mori a dei soggetti che in realtà corrispondevano a tutt'altro. È una cosa che facciamo ancora oggi, intendiamoci. E non è che abbiamo tutte le royalty sulle banalizzazioni della cultura, perché anche nel mondo arabo o nel mondo musulmano c'è altrettanta banalizzazione, c'era. In fondo per secoli noi, tra virgolette enormi, fummo chiamati Rum. Rum non voleva dire niente, voleva dire all'inizio coloro che vengono da Costantinopoli. Poi diventò un termine generico per indicare i cristiani e altrettanto generico per indicare più o meno tutti quelli che arrivavano da qua, fondamentalmente. Quindi altrettanta banalizzazione, insomma col banale devi fare i conti perché è normale ed è incidentalmente anche necessario, perché appunto come il titolo spiega tra virgolette non si riesce a raccontare una storia se devi continuamente spiegare i dettagli e raccontare che dunque bisognerebbe intendersi così, cos'ha, eccetera eccetera. La storia però provo a raccontarvela lo stesso, partendo cioè dal presupposto dunque che si tratta di una storia non tanto di persone, certo naturalmente ve ne sono tante, ma soprattutto di uno scambio, di un incontro, di un continuo complesso rapporto, e quando si parla di rapporti di qualsiasi tipo, commerciali, culturali, bellici, perché anche farsi la guerra è un modo per incontrarsi, purtroppo è molto triste da dire, però è così, la maggior parte delle grandi innovazioni arrivano con la guerra, non arrivano con la pace. È molto triste davvero da dire, da ricordarci a maggior ragione, si dovrebbe dire in giorni così complessi, non vorrei tornarci troppo però sull'attualizzazione, ne parlerò un attimo alla fine, se permettete, perché di questo sono un po' stanco alla fine dei conti. L'idea, dunque, è più che altro un'altra, e cioè quella di provare a raccontare una storia che possa servire a trovare un punto di riferimento tra soggetti diversi, perché l'Italia non è più quella dell'Ottocento dove bisognava fare gli italiani, bisogna ancora fare gli italiani, ma gli italiani sono molto più complicati e molto più diversi rispetto a quelli dell'Ottocento, e dunque proprio per questo forse abbiamo tutti quanti bisogno di una storia comune che di questa nostra pluralità, di questa nostra complessità tenga anche un po' conto. E il motivo che mi ha reso felice col mio editore è stato proprio questo, cioè il fatto che mi abbia permesso di raccontarla non scrivendo il solito noiosissimo libro con le note fondo pagina che io onestamente non amo più, da addetto ai lavori faccio molta fatica ormai a sopportare i libri con le note fondo pagina, e raccontarlo come se fosse un viaggio. È tecnicamente un racconto di viaggio, con un'ipotesi di
soggetti reali, cioè di persone che possono davvero farlo, quel giro. Quindi un racconto di viaggio che presuppone il fatto che si debba vedere qualcosa, e dunque parlo meno di libri e molto più di monumenti, quando ci sono, naturalmente. Perché l'altro problema è proprio questo, perché l'Italia araba esiste come? Ma non sempre ha lasciato delle vestigia imponenti come in altri luoghi, come ad esempio in Spagna. È molto più facile andare per la Spagna araba, cioè è evidente la Spagna araba, vai a Cordova, vedi una moschea che hanno costruito per 3-4 secoli, continuando a metterci dentro pezzi, allargandola, eccetera, vedi quartieri interi, vedi vestigia davvero spaventose per bellezza e per importanza. Da noi per tanti motivi, alcuni ve li racconterò, invece la cosa è un po' più nascosta, occorre lavorarci un po', tendenzialmente lavorarci anche un po' di fantasia, perché le vestigia sono davvero poche. Vaga è quella di cominciare girandoci verso il mare, cioè andando verso nord. Se vi girate verso nord e continuate camminando, avrete, però pensando fortemente che non siete più nella Palermo del 2015, ma nella Palermo della fine del IX secolo, allora, tanto per cominciare, dovrete stare attenti all'acqua, perché grossa parte di quella Palermo era un porto. Il porto era molto più largo in quel periodo, arrivava più o meno all'altezza di Via Roma, per chi conosce Palermo. E dopodiché il porto si apriva, quello che adesso è semplicemente la sola parte della cala, in realtà arrivava davvero molto più vicino alla città, così come la si vede oggi. Dunque alcune cose non esistevano, non esisteva ad esempio il mercato della Vucciria, che sta da quella parte della città. Dall'altra parte c'era una piccola penisola che ora è il nome di un quartiere, la Calsa, e che in realtà è un nome arabo. Quella penisola fu voluta, c'era già ovviamente, ma fu creata come luogo di residenza per i sovrani arabi attorno alla metà del periodo di dominazione, quindi attorno al X secolo. Divenne una cittadella fortificata, dentro c'erano un paio di moschee, c'erano probabilmente alcuni hammam, tutti i luoghi di riferimento normali per il modo di essere sociali nel mondo arabo-islamico. C'era una struttura fortificata, eccetera. Di tutto questo però, ecco appunto, non è rimasto niente. Potete girare quanto volete, ma non vedrete nulla di quella parte. Perché? Perché come capita spesso alle città, chi è venuto dopo ha costruito altre cose. E il fatto che non ci sia stata continuità di dominazione ha fatto sì che, al di là forse di una vaga traccia nella struttura delle strade, per il resto siano nate altre cose, chiese, spazi diversi e quant'altro. Però ancora un po' l'idea, da lì potete prendervela. Adesso a questo punto poi, no, intanto stateci quanto volete, perché è una parte bellissima, si mangia benissimo nella zona della Calsa, quindi varrebbe la pena starci davvero tanto. Però forse la parte più rilevante, se davvero dobbiamo giocare di immaginario, sarebbe quella di girarsi verso monte, andare dunque verso sud, e andarsene a vedere la parte della città vecchia che in realtà costituisce il nucleo forte e più antico di Palermo. È quello che era già nucleo forte e antico in epoca romana ed era ancora già così in epoca punica. È la parte davvero più antica. Se continuate sulla stessa strada ma girate dall'altra parte, a un certo punto incontrerete sulla destra la cattedrale. E anche lì una pessima sorpresa, perché c'è una cattedrale, bella tra parentesi questa cattedrale, la pessima sorpresa è che lì c'era una moschea una volta, e adesso no. E quindi anche lì, cioè, dovete lavorare un po', almeno un po' di immaginazione, solamente un po' in realtà, perché più o meno la pianta è quella davvero della cattedrale, quindi potete già immaginarvi dove fosse. Avete anche qualche traccia data da qualche autore arabo dell'epoca che racconta più o meno di una moschea grande, poteva forse ospitare circa 3.000 persone, per l'epoca è tantissimo, ce ne sono poche di moschee del genere. Potete lavorare un po' con l'immaginazione e immaginare che forse non fosse diverso dalle grandi moschee del Nord Africa. Un buon esempio di una moschea del Nord Africa immediatamente a sud è quella di Kairouan, che è più antica naturalmente di quella, era già presente ai tempi della conquista della Sicilia, cioè la classica struttura delle moschee del Nord Africa, una struttura rettangolare dove la sala di preghiera è quella disposta per, è il contrario della disposizione di una chiesa a struttura basilicale, cioè non in verticale bensì in orizzontale, ecco, si dispongono i fedeli. Potete immaginare che fosse piena di stuoie, di tappeti e quant'altro. Potete immaginare che vi fosse un minareto, probabilmente a base quadrata, perché la maggior parte dei minareti del Nord
Sudafrica è sempre stata a base quadrata, tant'è vero che ancora adesso si riconoscono più o meno, quelli che sembrano dei missili tondi sono quelli ottomani, quelli a base quadrata sono quelli a grandi linee, quelli africani e spagnoli, ma di più di tanto non vedrete, e soprattutto vi manca tutto il resto, quello che non sapremo mai. C'è qualche cosa che si può cogliere, se andate davanti alla chiesa e vedete il piccolo porticato d'ingresso, vedrete che ci sono alcune colonne, ecco, una di quelle colonne, forse anche tutte le altre, ma in una di quelle colonne troverete un cartiglio con una scritta in arabo, in realtà è una citazione del Corano che a memoria non ricordo, e che suona così, la sura è sura 7 versetto 54, proprio per gli appassionati. Egli copre il giorno del velo della notte che abita l'insegue, e il sole, la luna e le stelle creò, soggiogate al suo comando. Non è a lui che appartengono la creazione e l'ordine? Si è lodato Dio, Signore del creato. E probabilmente è una colonna dell'antica moschea di Palermo. In realtà non lo sappiamo neanche questo, perché in realtà ce ne sono delle altre di colonne in giro, ma sono tutte nei musei, sono tutte disposte non in verticale, ma sdraiate. E possiamo però lavorare di immaginazione e accettarlo che fosse in realtà una colonna. Come cerco di spiegare sempre ai miei ragazzi, il motivo vero per cui voi non capite un accidente di storia moderna è che ve la raccontano dal punto sbagliato. Se fate storia moderna con i manuali nostri, l'Italia è semplicemente attraversata un anno sì, un anno no, da un esercito diverso. Fate una fatica cane a ricordarvi chi è e chi non è, normalmente ve li sbagliate all'esame, ma non... E probabilmente qualcuno vi dice colpa vostra perché non avete memoria. No, è colpa loro, perché hanno sbagliato il punto di vista. Lo dovete guardare dal Mediterraneo e dall'Atlantico per capire come funziona, per capire dove stanno giocando i grandi imperi, per capire come si sta dividendo il mondo e quali sono gli equilibri in lotta. Dall'Italia non si capisce niente, perché noi abbiamo sbagliato punto di vista, perché ce lo siamo presi nell'Ottocento, convinti che dovessimo farci la nazione, giustissimo, per parentesi, però a quel punto ce lo siamo tenuti fermi come se fosse davvero il centro del mondo. Non siamo stati sempre il centro del mondo, lo siamo stati in epoca romana forse, lo siamo stati magari in qualche piccola enclave nel Rinascimento, ma giusto per quelli che scriveva molto bene in realtà, ma per il resto il centro del mondo, il mondo, spesso e volentieri fu molto lontano da noi, fu sulle grandi rotte asiatiche dove davvero fu il mondo per secoli, fu sulle rotte atlantiche dove si giocò l'economia del mondo per almeno 200-300 anni, dove si sperimentò la vertigine della scoperta infinita, della possibilità di vedere nuovi mondi come se davvero non finissero mai, quello fu il centro del mondo. Noi siamo stati la periferia, e allora pretendere di capire la storia dalla periferia, convinti che la periferia sia il centro, è chiaro che è un'operazione folle, però appunto, proprio per questo, a maggior ragione potremmo sforzarci davvero per cominciare a pensare che, in fondo, se guardiamo il mondo da un altro punto di vista, uno, passiamo l'esame di storia moderna, che è molto più facile, due, un po' più importante in realtà, forse davvero troviamo delle ragioni comuni nuove, diverse, più importanti, più utili per quello che stiamo vivendo oggi, e tre, incidentalmente possiamo trovare forse una ragione migliore per pensare anche a tutto questo problema gigantesco dell'identità, che è una delle cose che attraversa in maniera carsica ormai qualsiasi tipo di discorso politico e che sembra più una maledizione che altro in questo momento, perché in realtà sembra solo essere giocata per affermare l'altro, per affermarsi a scapito dell'altro. L'identità invece, c'è stato un momento che era una cosa utile, serviva appunto per fondare la nazione, sentirsi tutti parte di un insieme. È chiaro, la nazione non c'è più, cioè tutta questa è il retaggio dell'Ottocento ed è finito. Ma siccome, grazie a Dio, le istituzioni sono lunghe a morire, meno male, ci mancherebbe altro, e anzi tendenzialmente non muoiono, si trasformano, allora essere soggetti attivi della trasformazione vuol dire anche ripensare e avere il coraggio di ripensare noi stessi, ma tutti, tutti quanti, perché il gioco vero se funziona è perché lo si fa tutti, tutti quanti bisogna ripensare noi stessi, noi a partire da una visione un po' più larga. Loro, tra virgolette, gigantesche, a partire dalla necessità di cominciare a pensare la nostra come parte di una storia comune e la loro come parte della stessa storia. Ecco, da lì sì che si fa l'Italia. Ho finito.
Arrivarono le navi, tanti navi a Palermo, liberati sbarcarono con le facce d'inferno.